tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo con la seconda parte di smaltimento prodotti, tutti quelli che sono rimasti qua dentro, tutti quelli che ho finito, tutti quelli che voglio ricomprare, quindi cominciamo subito. Vedo subito come prima cosa queste due acque micellari della Garnier. Io le mangio queste, le adoro. Questa qui è l'acqua micellare tutto in uno, strucca, deterge e lenisce senza risciacquo. Questa qui con il tappino rosa, però questa qui. E l'altra è questa qui, quella con che era bifasico, aveva l'olio. Mi sono piaciute una più dell'altra. Allora, una cosa che vi devo dire. Quella bifasica, quindi questa qua, bruciava un po' gli occhi. L'altra assolutamente perfetta, 100% top. E la ricomprerò, tra l'altro. Questa qui non la ricompro solo perché secondo me è un problema anche proprio l'applicatore di questo. Ne esce un sacco, ne ho sprecate abbastanza. Mi scocciava a scossarlo ogni volta, vero, sono pigra. E anche se ha olio d'argan, che sapete che lo adoro, mi bruciava un po' sugli occhi, quindi preferisco l'altra assolutamente. Quindi non ti ricompro, però comunque è un buon prodotto. Un altro prodotto che ho adorato, preso da Sephora, questa mascherina qui della Tony Moly. Buonissima, questa era alle alghe. Buonissima, l'ho tenuta 20 minuti, 15-20 minuti e era rilassante tantissimo, avevo la pelle poi veramente molto più morbida, molto più pulita, l'ho adorata e queste qua della Tony Moly io la tengo come ricordo per comprarle, perché mi ricordo così che le maschere della Tony Moly mi piacciono, gliela metto qua. Altro prodotto che ho adorato, amato e praticamente l'ho finito, ma me ne rimane un po' in un'altra confezione perché questa mi è strascomoda. È la cipria di Ben Nye, la Luxury Powder in banana, questa qui. È scomodissimo questo barattolino, veramente. Dovevo sempre, a parte che mi è caduto abbastanza cipria, dovevo sempre sbatterlo dentro il tappo e la Beauty Blender non c'entrava qui. Quindi veramente non mi è molto piaciuto, diciamo così. Ne ho ancora, il colore banana è perfetto, però io lo utilizzavo in combo con il correttore di Maybelline, l'anti-aging, quello con la spugnetta sopra, non so se avete presente, penso di sì, e praticamente mi faceva un po' un taccone, non era leggera come quella della Maybelline, l'altra cipria che utilizzo, era un po' pesantina, allora non mi piace molto questo effetto pesante, non la ricomprerò, anche perché la devo ancora finire. Una cosa che adoro e che secondo me è molto molto utile, ma che non ricomprerò perché preferisco fare questo step al di fuori della doccia. Questo era il Nivea sotto la doccia, struccante viso e occhi, pelle sensibili. Era questa confezione qui che tenevo sotto la doccia e potevo togliermi addirittura il trucco waterproof. Strucca veramente bene, non uscivo più con gli occhi da panda, facevano la pubblicità. Però a me è uno step che mi piace farlo fuori dalla doccia, mi rilasso di più, può essere utile se uno non ha il tempo, quindi ve lo consiglio assolutamente. Però con tutti i prodotti che ho per struccarmi, preferisco usare quelli che usarne solo uno sotto la doccia con magari un po' più fretta. Quindi io ve lo consiglio assolutamente, però io non lo ricomprerò. Un altro prodotto che mi è piaciuto ma non ricomprerò è questo qui della Shiseido. Ed è il Vital Perfection Protective Lip Conditioner, e aveva anche l'SPF 4. Questo l'ho proprio ucciso fino all'orlo, era un lip balm che utilizzavo prima di andare a letto. È un odore buonissimo di fragola, però confezione tipo di MAC. Mi è piaciuto, però secondo me contiene molta paraffina e quindi non fa molto bene. Comunque tantissimissimi altri lip balm mi è piaciuto, ma sicuramente ne ho altri che voglio provare, comprare e non lo ricomprerò. Una cosa che non ricomprerò perché non mi sono piaciute, almeno questa, è la maschera viso origine della My Mask, dermopurificante, pelle impure, tendenza grassa, con argilla verde e bardana. Questa qui è una maschera solo un uso che non mi è piaciuta assolutamente. Allora, confezione scomodissima da aprire, da prendere fuori il prodotto, tendeva a non seccarsi nemmeno sulla pelle, non ho notato assolutamente niente di diverso dalla mia pelle, semplicemente era pulita, ma non fa assolutamente niente. Si sentono quelle maschere che ti cambiano il viso e questa non è una di quelle, quindi
Questa qua almeno non ve la consiglio, le altre non le ho provate, io vi parlo solo di quella. Una cosa che ho adorato invece è questa maschera viso di Sephora all'avocado. È strafresca, sta rifrescante, buonissimo l'odore. Mi sono sentita riparata. Era un periodo che avevo veramente la pelle anche secca e questa me l'ha idratata in una maniera incredibile. Poi tutto il sughetto che c'è all'interno lo conservo, che lo uso come... cioè dopo la maschera lo passo anche, poi mi sciacquo ed è veramente funziona. Io questa qui di Sephora l'avocado ve la consiglio. È l'unica che ho provato di Sephora, ma provandone solo una, avendo questo risultato, ne proverò assolutamente altre. Vi consiglio assolutamente da Wish questi cerottini nasali qua per i punti neri. Io allora posso dire che questi sono quelli da mettere e da bagnare e si attaccano da Dio veramente. Non tolgono i punti neri, io non ho problemi di punti neri, quindi non posso dirvi se li tolgono o meno. Ho delle imperfezioni sul naso che non sono veri e propri punti neri, sono piccole imperfezioni e questo me le toglieva. Avevo il naso liscissimo veramente. Queste mi sono piaciute veramente molto, sono della Shifei, trovate appunto su Wish, che c'è anche l'applicazione, perché queste sono veramente molto buone, le tengo da mettere, da comprare perché mi sono piaciuti. Questa qua era un ombrettino di Kiko, dell'Infinity. Io l'avevo da solo, senza la palette, ed era quello marrone che utilizzavo per le sopracciglia come ombretto. Mi è piaciuto, a me si è sfrantumato 500 volte, quindi ho perso un sacco di prodotto. Però mi è piaciuto, era il colore delle mie sopracciglia, mi riempiva da dei buchetti, rimaneva lì. Io ve lo consiglio, questo ombrettino qua, 242 di Infinity di Kiko, è un marrone scuretto. Mi è piaciuto veramente tanto. Non lo ricompro perché ho tanti altri prodotti ora anche per sopracciglia, veramente, e non lo vado a ricomprare. Qui dentro c'era un blush di una Trousse che mi avevano regalato tanto tempo fa. Non lo ricomprerò perché è un blush normalissimo e io i blush, a meno che non c'è quello che, oh mio Dio, mi piace da morire, non li ricompro perché durano un sacco e finisco per odiarli. Non ho finito il prodotto all'interno, l'ho solamente tolto e messo un'altra palette più comoda. All'interno ci avevo sgretolato un blush di Pupa, che ho finito e che non mi è piaciuto assolutamente, perché non finiva mai, era un prodotto pigmentatissimo, come si può vedere, pigmentatissimo e veramente rosa. Si sfumava bene, però a me già il blush non mi piace tanto su di me. Perché rimane tanto, non va via, non va sfumando, quindi devo veramente metterne poco. Questo è pigmentatissimo e non mi sono non trovata bene, ma non mi piaceva molto il colore da maialino praticamente. Non ve lo consiglio come colorazione, c'è molto di meglio secondo me. Poi ho provato, qua ne ho tenuto uno, ne ho provati diversi di questi, che erano campioncini. Questo era uno shampoo Sane Proteico, era un rinforzante e sinceramente non ho trovato tante differenze nei miei capelli. L'unica cosa che ho notato è che si spezzavano meno le punte, quello sì, però niente di che, quindi non ve lo consiglio. Ho provato un'altra maschera di My Mask, è vero. Questa qua era Peel Off, questa mi è piaciuta. Si è asciugata prima, questa era purificante e rigenerante con mirtillo nero e canna da zucchero, un odore buonissimo, sempre scomodissimo però al pack veramente. E, però mi è piaciuta questa, perché l'unica cosa che secondo me dovevano cambiare era il colore, perché era trasparente e io non capivo dove l'avevo messa, l'unica cosa. Però questa ha pulito il viso, mi sono sentita quasi rigenerata, questa ve la consiglio da provare, niente di che però secondo me per quello che costano 1 euro mi sembra. Secondo me, se volete quella volta farvi la maschera, non spendere tanto, giusto per sfizio, questa qui ci sta. Ho provato un campioncino e mamma mia, questo, cioè l'ho ucciso, sto campioncino. Era quello di They Real. Avevo fatto un ordine su Sephora e mi avevano dato questo campioncino qui. La fine del mondo, cioè questi qua sono quegli ombretti che sono usciti di Benefit, fatti così, doppio sfumatura, no? Buonissimi. Cioè, vi giuro, prendevo la spugnetta, tac, avevo il trucco. Poi bellissimo questo colore. Io sono stata colpita profondamente da questo prodotto, veramente. Io ve li consiglio. Mi è durato 3 giorni, una striscetta, quindi immaginatevi quanto vi dura il prodotto intero. Veramente belli. Non lo prenderò perché ho tante palette con cui fare trucchi occhi, però per quelle meno esperte questo vi fa un trucco occhi fantastico.
Ho provato un'altra maschera di Sephora e questa è quella delle labbra. Lo riconoscete dalle labbra sopra. Fantastico, è stato veramente tanto carino fare questa maschera perché ha forma di labbra, è un patch da mettere sopra le labbra e starci 5-10 minuti. E è stato veramente tanto tanto carino, le labbra erano veramente, avevo quasi un effetto plumping delle labbra. È stato veramente carino farlo questo esperimento e lo vorrei riprovare perché comunque mi sono piaciute, infatti questa la tengo lì da cosa da ricomprare nel caso mi venisse voglia di fare qualche acquistino. Ho finito anche, lo vedete così perché era di una palette di Pupa, questo bronzer qua che era di questo colore che vedete qua che è rimasto un po' attaccato. Era un colore caldo e mi è piaciuto veramente tanto, alta sfumabilità, è durato abbastanza, mi è piaciuto tanto tanto tanto, non penso che sia rivendibile singolarmente, questo era in una palette di Pupa appunto, però io ve lo consiglio, se trovate i bronzer di Pupa sono veramente molto molto buoni secondo me. Ho provato, qui ne trovo due almeno, due maschere della Seven Heaven, una è al cioccolato e l'altra era quella, quella nera. Black Seal Lid, una cosa del genere, non leggo più qua. Adoro, allora, questa al cioccolato fa un odore di cioccolato spaziale, l'ho fatta tipo 2 o 3 volte, ce n'era veramente tanto. Buonissima, si seccava da Dio, ha fatto una pelle da Dio e questa infatti la vorrò riprendere perché è buonissima, la tengo lì. Questa non mi ha fatto assolutamente quasi niente, ci sono rimasta male perché me l'avevano consigliata in tanti. E non mi è piaciuta, era peel off, l'altra era da sciacquare, questa era peel off, ma non ha fatto quasi nulla. Sono rimasta male perché io queste maschere qui vorrei trovare quella perfetta che mi toglie le imperfezioni, ma non la trovo. Se voi avete trovato una maschera di queste qua nere, alla Coacoa Carbon, non so come si chiami, vabbè, ditemelo perché io voglio trovare quella che mi faccia dire wow, ne ho provate tantissime di maschere nere, ma ti fa dire sì. Toglie, ma quindi non ve la consiglio questa. Quella al cioccolato sì, questa no. Questa qui è una crema che mi aveva regalato Tigotà Nivea Men ed è una crema mani che mi sono portata per tutto il periodo scolastico e che io e una mia compagna di classe abbiamo finito durante le lezioni, ci davamo la crema sulle mani. Buonissima perché sia a me che a lei piacciono gli odori, i profumi da uomo. Questa era da uomo, buonissima veramente, l'ho utilizzata e sono stata molto molto felice. Poi anche pratica perché è chiudibile. Non la ricomprerò perché ho tantissime cremine da finire, da usare. Però ve la consiglio tanto, anche se siete donne. Una cosa che non vi consiglio, che mi è dispiaciuto molto, sono questi cerottini per il naso di Sephora. Erano sempre quelle di Charcoal, qua, Carbon, quelle nere, per i punti neri, ma non fanno assolutamente niente. Mi è dispiaciuto tantissimo perché ci speravo, Sephora, cavolo, cioè dovrebbe essere un po' più alto di livello. Non mi sono piaciute purtroppo perché non trovo che mi puliscano così tanto il naso, ma ho fatto di più quei cerottini che vi ho fatto vedere prima, quindi via anche queste. Ho provato questo shampoo, e ne ho provati più di uno ovviamente, per i capelli danneggiati. Anche questo non ho trovato della Ducray, questo è, ma non ho trovato risultati sui miei capelli, quindi anche questo via. Non mi è piaciuto, niente da fare. Una cosa che ho adorato è che sicuramente se mi capita di dover utilizzare una crema, non so che crema prendere, ricomprerei questa della Roche-Posay. La Roche-Posay, non so come si dica questa marca, però è una delle più famose di creme. L'ho utilizzata fino al midollo, utilissima perché man mano che la premete fuori, no? Si consuma la plastichina che c'è dentro e tira su tutto il prodotto, quindi non c'è spreco. Perfetta. Mi faceva la pelle perfetta, mi teneva bada a tutte le imperfezioni, buonissima. Non so quanto costi perché me l'ha presa mia mamma quando avevo un periodo di pelle un po' più danneggiata, però questa l'ho mangiata perché è veramente buonissima, quindi questa la ricompro e ve la consiglio. Prodottino che vi consiglio perché dura veramente un sacco ed è veramente strautile, ha sia il lucidino qua dietro, che io ho mangiato, e è a penna. Era una tinta labbra Lasting Finish 1000 Kisses di Rimmel London. Questa non mi ricordo, era al 300, Perpetual Plum, la tonalità, e questa era proprio come una penna, vi andavate a fare questo colorito sulle labbra e rimaneva tutto il giorno. Se le sentivate secche vi mettevate il lucido qua dietro, che era più un burro cacao e non era assolutamente appiccicoso. L'ho adorato, veramente, e io ve lo consiglio. Non lo andrò a ricomprare perché costicchia un po' e ho tanti altri prodotti che adoro, quindi è inutile, però se volete provarlo io questo ve lo consiglio. Ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Io l'ho adorato. Quindi, ragazzi, qua ci sono rimasti ancora
tanti prodotti, ve lo assicuro. Sapete che io adoro finire prodotti. E li terrò per futuri video, ovviamente. Io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!